personaggi umani e non umani nella commedia. Nel poema di Dante, oltre alla grande varietà dei personaggi umani, un'importanza notevole hanno anche personaggi che appartengono al mondo soprannaturale, gli angeli e i demoni, il cui carattere deriva dalla rappresentazione tradizionale che essi assumono nella Sacra Scrittura o anche nelle letterature classiche. La caratterizzazione di questi personaggi non ubbidisce alla simbolizzazione di tipo figurale, ma piuttosto a una simbolizzazione di tipo allegorico. Come abbiamo già avuto modo di osservare, la simbolizzazione figurale non cancella le caratteristiche terrene di un personaggio, al contrario le mantiene e le interpreta come preannuncio, come anticipazione del suo carattere più vero, così come si esprime in tutta chiarezza dopo la fine del tempo umano. Ma angeli e demoni non sono mai stati uomini. La dimensione della loro esistenza non è il tempo terreno, ma l'eternità. La loro caratterizzazione, per i demoni particolarmente vivida e drammatica, ha certamente un significato simbolico. L'aspetto orribile e ringhioso di Minosse simboleggia il terrore e la crudeltà dell'inferno. Gli occhi vermigli di Cerbero simboleggiano la ferocia, la sua barba unta e atra, l'ingordigia. Il ventre largo simboleggia l'avidità, perché nel terzo cerchio dell'inferno si punisce il peccato della gola. I demoni che abitano l'inferno immaginato dalla fantasia di Dante sono creazioni simboliche di tipo allegorico. Man mano che si scende verso il basso inferno, il loro aspetto laido si deforma sempre più, assumendo fattezze belluine e comunque mostruose, a simboleggiare la ferinità del peccato, la sua lontananza dal mondo della ragione e dunque della verità, del bene, della giustizia. La simbolizzazione allegorica agisce però diversamente da quella figurale. Attribuisce al personaggio caratteristiche che assumano un particolare significato, indipendentemente dal significato letterale del personaggio. È così che una lonza diventa il simbolo della lussuria, un leone diventa il simbolo della superbia e una lupa diventa il simbolo dell'avidità senza limiti. Il senso letterale dei tre animali è cancellato. A ciascuno è attribuito un senso che presuppone nel lettore familiarità con il retroterra culturale del testo. Non potremmo dire con sicurezza cosa significhino le tre fiere del primo canto dell'inferno se non ci soccorressero i bestiari medievali, cioè quelle opere di carattere didascalico che i compilatori di quell'epoca producevano, catalogando animali reali o fantastici e attribuendo alle loro caratteristiche particolari significati simbolici. Proprio perché l'allegoria prescinde dal significato letterale dei personaggi, ma anche degli oggetti, degli eventi, può risultare di difficile interpretazione. Un esempio di oscurità è offerto dall'episodio di Gerione, il mostro che rappresenta la frode, sulla cui groppa Dante e Virgilio scendono dal settimo all'ottavo cerchio. Ancora prima che il mostro compaia, la simbologia allegorica del racconto è così complessa e oscura che il brano, semplicissimo nel suo significato letterale, è oggetto di infinite controversie interpretative fin dai tempi dei primi lettori del poema. Come tutti sanno, come tutti ricordano, Dante e Virgilio sono ormai al limitare del settimo cerchio, dove un burrone impedisce loro di proseguire. Virgilio ordina a Dante di passargli la corda che ha intorno alla cintola. Dante sfila la corda, la passa a Virgilio appallottolata.
Virgilio si volge a destra, scaraventa la corda nel burrone e dice a Dante che presto vedrà qualcosa. Dante osserva che un'altra volta aveva pensato di usare quella corda per catturare la lonza. Che significato possono avere la corda e il gesto di Virgilio? Ci sono lettori che giudicano la corda in quanto laccio, simbolo della seduzione amorosa con la quale Virgilio alletta il mostro, emblema della frode, perché si presti a far superare il burrone che ostacola il cammino. Altri obiettano che la corda è anche simbolo della volontà di tenere a freno l'incontinenza amorosa, sicché essa in realtà è l'oggetto che consente ai due viandanti di venire a contatto con la frode protetti da una sorta di talismano.